Testa, adesso la ascoltiamo, c'è la partenza dei 100 Delfino Uomini, ma si tratta della finale B, quindi vai Elisabetta Caporale. Grazie Tommaso. Silvia, sì, lo sguardo e l'espressione di Silvia conferma la non soddisfazione, è ovvio, volevi fare meglio, volevi trovare il tempo che serviva. Era un obiettivo talmente facile che non lo so, non ho parole, cioè quando le cose non devono andare dritte, non so che dire. Stamattina ho fatto 5 centesimi di più, notati proprio con una facilità che... Quindi è vero che nei 50 basta niente, forse è una partenza troppo poco decisa. Sono entrata con le mani, con le braccia separate, sono andata giù con un braccio, quindi là ho fatto un errore enorme, però non so che dire, perché talmente una delusione, era talmente facile, sto bene, quindi non insisto oltre, che immaginiamo l'arrabbiatura. Grazie. Grazie a voi. Beh, difficile spiegare quella che in termini precisi non è una controprestazione, perché ha fatto poco meglio rispetto al mattino, ma il margine effettivamente, questo lo sa benissimo anche Silvia, da poter limare era assolutamente superiore. Adesso avrà tempo per rifletterci, noi abbiamo tempo per vedere l'arrivo a 54-12 di Raffaele Tavoletta, che vince la finale B dei 100 Delfino maschili, in attesa della sfida Codia Rivolta e probabilmente anche Carini nella finale A, quella che assegna il titolo e dove il tempo per andare al mondiale è 51-99. Tempo molto vicino a quanto notato già in mattinata da parte di Piero Codia, per cui obiettivo assolutamente da perseguire. Piacerebbe vedere un Piero Codia con passaggio tipo l'anno scorso, passaggio all'americana, no? Da 23 alto e poi via con questo suo delfino che è sempre estremamente morbido e apparentemente di grande facilità. E poi dietro comunque c'è fermento, perché la condizione non perfetta da parte di Rivolta ha aperto la strada ad alcuni inserimenti. A domani da Tommaso Mecarozzi e da Luca Sacchi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con la Rai e con Rai Sport.